eravamo decisamente in pochi 2 anni fa, neanche 2 anni fa, e però già un pochino esperti di problemi sociali di questa città. E una delle riflessioni che abbiamo fatto è stata questa: ma è accettabile che in questa città chi non ha 200 euro per farsi accompagnare dove deve andare, perché ha un piede rotto, perché ha un bisogno, perché è un nefropatico, perché è dializzato, si debba togliere il pane di bocca per poter andare dove deve andare? Questa riflessione, la cui risposta è evidente, ha trovato poi una serie di difficoltà pratiche nella risposta, nel senso che dal dire 2 punti virgolette è necessario che al mettere in piedi un'associazione partendo senza risorse finanziarie ce n'è passato un pochino, siccome noi siamo ragazzi rapidi ci abbiamo messo 3 mesi che comunque non sono pochi, e in questi 3 mesi siamo riusciti a partire con un'ambulanza presa in prestito, anche piuttosto messa male devo dire, e con attrezzature che ho anche difficoltà a definire tali. Vedo qui Paolo, si ricorderà quando siamo usciti la prima volta, avevamo il camice bianco, sembravamo i medici dei parchi, perché non avevamo i soldi per le divise, quindi mandavamo i nostri volontari in giro per le prime 2 settimane in condizioni, come dire, piuttosto arrangiate. Al primo intervento operativo che abbiamo fatto abbiamo rotto quel lampeggiante, non di questa ambulanza, perché l'autista, che non aveva preso bene le misure, aveva pensato bene di toccare in una discesa di Clinica Lai e quindi è andata così. Per fortuna, ma era ovvio, siamo migliorati, eppure molto. Noi oggi abbiamo tutti il BLS, il BLSD e il PTC, e chi non ce l'ha sta facendo i corsi per averlo. Siamo cioè in grado di svolgere al meglio, con serietà, come necessario, in un volontariato non professionalizzato ma professionale, siamo all'altezza di svolgere e svolgiamo il nostro servizio, a volte anche con 30-35 interventi in un solo giorno. Garantiamo la copertura H24 7 giorni su 7, e quindi siamo una realtà, credo, dignitosa e importante di questa città. Vedete, nelle associazioni di volontariato, purtroppo, come in tutto il consorzio umano, vigono delle regole di invidia. Purtroppo il volontariato a volte scatena delle curiose faide che francamente sarebbe il caso di evitare, delle rivalità per cui c'è quello che è più bravo, quello che ha iniziato prima, l'associazione dove sono meglio vestiti. A noi, che sin da principio siamo nati con altri propositi, non ci interessa nulla di tutto ciò, infatti siamo amici di tutti quelli, di tutte le altre organizzazioni che vogliono essere nostre amiche, però tiriamo dritti per la nostra strada, ed è così che abbiamo chiesto e ottenuto dalla regione il contributo per acquistare l'ambulanza che oggi inauguriamo, il nostro primo mezzo nuovo, ed è per questo che dobbiamo essere felici. Abbiamo chiesto e otterremo a breve, proprio qualche settimana, il contributo a fondo perduto della Fondazione Banco di Sardegna per acquistare il secondo mezzo da 118, e così finalmente potremo svolgere anche il servizio di 118, garantendo al tempo stesso la sicurezza nel servizio di trasporto e di missione della città di Cagliari.